Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio. Siamo qui per un webinar promosso dal nostro circolo di Lega Ambiente. Io sono il responsabile presidente col patrocinio del nostro comune di Cuneo e del parco fluviale. Vogliamo raccontare un po' la storia di come è nato il nostro parco, di quali sono anche nelle prossime puntate, ce ne sarà una venerdì prossimo, quali sono gli animali, quali sono la fauna, quali sono le peculiarità di questo parco che avvolge tutta la nostra città. Però, al di là della figura istituzionale, io vorrei parlarvi come cittadino di Cuneo. E visto insomma, la barba bianca che mi caratterizza, devo ricordarvi che anni fa, tanti anni fa, il parco non esisteva, anzi, le rive di Cuneo e i due torrenti erano lasciati in stato di abbandono, c'era qualche orto, qualche percorso a piedi, non quasi 100 km di piste ciclabili, 14 comuni. Per noi, e soprattutto in quest'anno ce ne siamo accorti tutti, vivere all'interno di un parco è un privilegio. Quali altre città se lo possono permettere? Già la qualità della vita nella nostra città è assolutamente accettabile, ma scendendo una riva, addirittura usando un ascensore, si è immersi in un'area veramente interessante, con un sacco di possibilità. Si può andare a piedi, si può andare con i bambini, si può andare in bicicletta. A noi che piace fare mountain bike, ci sono chilometri e chilometri di piste. E in effetti, soprattutto in questa seconda parte della pandemia, nei weekend sembra di essere sotto i portici, come i cuneesi, diciamo. Passeggio viene fatto in questo momento nel parco. Si può ancora fare tante cose, ma devo dire che siamo orgogliosi di avere questa realtà. Anni fa, vi faccio un esempio, gli amici di Roma del Treno Verde che stazionò a Cuneo furono portati dal sottoscritto dopo pranzo a fare un giro, prima verso Stura e poi verso Gesso. E ammisero che era una gran fortuna che a piedi, con delle distanze che a Roma sono irrilevanti, uno poteva vedere da una parte un torrente, dall'altra parte un fiume, da una parte un certo tipo di ambiente, dall'altra ambienti completamente diversi con caratteristiche peculiari. Bando alle ciance, questa sera dovevamo avere tre oratori, anzi quattro, ma Elio per motivi tecnici, Elio Allario sta benissimo, non si potrà connettere. Quindi cominceremo con il direttore del parco, l'ingegner Luca Cautero, che anche dirigente del settore pianificazione e sviluppo sostenibile del nostro comune, un amico. Poi seguirà Gianfranco Peano e poi ancora Alessio Ferrari che ci parlerà di questo bel progetto Vispo che si sta per concludere, che come vedrete coinvolge i ragazzi che hanno meno di 30 anni in attività di protezione, anche attività di formazione che riguardano i fiumi e i torrenti che sono affluenti del Po. Un bellissimo progetto di Legambiente regionale. Io passerei a questo punto, se sono tutti d'accordo, la parola all'ingegner Luca Gautero, ringraziandolo per il tempo che ci dedica. Grazie, Luca. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille a voi, grazie a Legambiente. Parlare del Parco Fluviale al Circolo di Legambiente di Cuneo è particolare perché, come vedremo dopo, il Parco Fluviale è nato grazie anche alle associazioni ambientalistiche presenti a Cuneo sin dagli anni 70. Io in questo quarto d'ora cercherò di riassumere brevemente un po' la storia e i progetti futuri del parco, cercando di dare qualche spunto che poi dopo verrà di sicuro sviluppato nella giornata di venerdì prossimo e poi ovviamente ci potranno essere tante occasioni per approfondire il tutto. Per fare questo andrei a condividere una presentazione. Proviamo. Allora, condividi. Allora, se non mi dite niente, io deduco che riusciate a vederla. E quindi niente, il Parco Fluviale, qual è il suo territorio? Il territorio l'ha già indicato Bruno, è un territorio che è cresciuto nel tempo, il Parco Fluviale ha avuto determinate fasi e determinate tappe importanti, che sono quelle principali, sono quelle indicate in questa slide. Come dicevo, l'idea di parco è nata nella fine degli anni 70, proprio grazie
a una raccolta di firme delle associazioni ambientalistiche di Cuneo che in quel momento hanno portato all'attenzione quel che si diceva, ossia il fatto che i fiumi erano considerati come una barriera, erano considerati come un'area dove si potevano fare magari anche attività non proprio, diciamo, degne di nota, o magari anche dove si poteva nascondere un po' di rifiuti, si poteva mettere dei demolitori o tante altre cose di questo genere. E quindi alla fine degli anni 70 c'è stata questa raccolta di firme a Cuneo, una importante raccolta di firme, la realizzazione insieme al Comune di Cuneo, insieme al settore cultura, di un grande catalogo che si chiamava Tragedia Sostura, uno studio multidisciplinare. Allora, siamo alla fine degli anni 70, la multidisciplinarità non era così comune come può essere adesso, e quindi uno studio dettagliato sotto diversi punti di vista, non solo dal punto di vista naturalistico, ma dal punto di vista anche culturale, dal punto di vista geologico, dal punto di vista storico, del territorio del fiume, dei due fiumi che caratterizzano Cuneo, quindi Torrente Gesso e il fiume Stura. Il progetto del parco quindi era nato, diciamo così, poi si è un po' dimenticato, c'erano altre priorità, altre cose. All'inizio degli anni 2000 l'amministrazione comunale, grazie anche ad un programma ministeriale cosiddetto PRUST, ha inserito all'interno di questo PRUST che sta per piano di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, ha inserito la pianificazione del parco fluviale. Da lì la pianificazione è stata assegnata al settore ambiente e mobilità del comune e grazie a un progetto di condivisione, soprattutto con la cittadinanza dell'idea di parco, si è riuscito ad arrivare al 2005, novembre del 2005, quando il Consiglio Comunale ha approvato la prima, e forse non so se ce ne siano state delle altre, proposte di disegno di legge regionale a iniziativa locale. Quindi era il Comune, in questo caso il Consiglio Comunale, che proponeva alla Regione di, come sapete, le aree protette sono istituite dalle Regioni, quindi si voleva istituire questo parco proprio come un'area protetta regionale, e quindi è stato chiesto alla Regione, al Consiglio regionale, di istituire il parco. Parco che allora si chiamava, la delibera di approvazione era proposta di disegno di legge regionale istituzione Parco Fluviale di Cuneo, quindi c'era ancora l'associazione alla città di Cuneo stessa. Questo disegno di legge è arrivato in regione, c'è stata tutta una serie di consultazioni, una serie di passaggi, diciamo, burocratici amministrativi, per poter poi arrivare nel febbraio del 2007 alla nascita della legge regionale 3 del 2007 che istituiva il parco fluviale e il nome è diventato Gesso Stura. Perché questo cambio di nome? Perché nel corso dal 2005, anzi dal 2004, come amministrazione si era deciso di istituire, sì, far nascere il parco fluviale, ma la prima cosa che si voleva nell'ambito di questo progetto era avviare tutta una serie di attività di sensibilizzazione e di creazione di consapevolezza di questo bene comune, ossia i cittadini dovevano ricominciare a scoprire o in alcuni casi a riscoprire il fiume, e quindi c'erano state, come penso alcuni di voi ricorderanno, passeggiate, uscite nel fiume, i percorsi non c'erano ancora, tabelle non c'erano, cartelli non c'erano, c'erano delle passeggiate, dei momenti di illustrazione degli studi. Mi ricordo lo studio, la presentazione di vari studi, tra cui anche quello del compianto Angelo Morisi, che andava a raccontare con queste iniziative, si voleva andare a raccontare sotto diversi punti di vista. Mi ricordo anche una passeggiata importante fatta anche lì con Livio Mano, e quindi gli aspetti anche culturali storici, raccontare il fiume. E quindi questo percorso di condivisione e di partecipazione era un percorso che aveva coinvolto anche i comuni limitrofi. Quindi nel 2007, prima di istituire questa legge, c'era già stata una firma e una convenzione con i primi 9 comuni attorno a Cuneo per poter cominciare a lavorare insieme. Quindi la Regione Piemonte, la legge regionale aveva due relatori, uno un relatore di maggioranza che era l'ex sindaco di Cuneo Rostagni, un relatore di minoranza
che era il consigliere Dutto della Lega, quindi era stato un progetto, diciamo così, condiviso a livello generale. Quindi questo era la prima nascita nel 2007, l'istituzione Parco Fluviale Gesso Stura, che però riguardava solo il territorio del comune di Cuneo. Poi il progetto e la condivisione con gli altri territori è andata avanti, facendo sì che nel 2012 il parco venisse ampliato su altri 9 comuni. E un successivo passaggio si è avuto nel 2019, quando il parco si è ampliato ai comuni che vedete in questa slide, a 14 comuni, che sostanzialmente partono, per quanto riguarda l'asta dello Stura, da Rittana per arrivare a Salmure, e per quanto riguarda Gesso, da Roccavione per arrivare ovviamente alla confluenza con lo Stura. E quindi questo è il suo territorio. Qua ci sono un po' di numeri, alcuni li ho già detti. Il parco sono 5.500 ettari di superficie. Come sono dimenticato di dire una cosa, nel 2019, quando il parco è stato ampliato ai 14 comuni, il parco, che prima era costituito da riserve naturali e aree contigue, è diventato veramente un parco naturale. Quindi c'è un parco naturale che va a toccare tutto il territorio del comune di Cuneo, più altri territori tipo Vignolo, Castelletto e zone e altre, diciamo, propaggini su altri comuni nelle zone più importanti dal punto di vista naturalistico. 5.500 ettari di superfici di parco naturale e aree contigue. Il comune di Cuneo è stato definito sin dall'inizio come l'ente che doveva gestire questo parco, non è più stato individuato dalla regione, come per gli altri parchi, un ente strumentale di gestione, ma è stata affidata la gestione allo stesso comune di Cuneo, che ovviamente la gestisce tramite convenzione con gli altri comuni facenti parte del parco. È un territorio molto, cioè in alcuni casi vicino alla città, quindi antropizzato, però ha delle caratteristiche ambientali, poi lo vedrete meglio venerdì prossimo, delle caratteristiche ambientali importanti. Questo l'abbiamo potuto rilevare e approfondire nel corso di questi anni, dove, oltre a, diciamo, le cose che magari vi sono più note, perché anche i mass media ne parlano di più, quindi gli aspetti più di fruizione e di partecipazione del parco, però c'è stata tutta un'attività, perché dobbiamo ricordare che il parco, la prima finalità del parco è quella di tutelare e salvaguardare gli aspetti ambientali e naturalistici dell'area. Quindi sono stati fatti una serie di studi e piani che hanno portato a scoprire, e qua abbiamo una descrizione veloce, poi penso che venerdì prossimo Dario e altri colleghi ne parleranno più nel dettaglio. Le caratteristiche sono importanti, sebbene siamo qua, vedete nella slide, ci sono delle immagini derivate da un progetto che hanno realizzato tra l'altro gli ultimi ragazzi del Servizio Civile Universale. Quindi un progetto connesso al cosiddetto fototrappole, che consente di andare a individuare quegli animali più sfuggenti, che è difficile vedere, diciamo, ad occhio nudo per una persona un po' più distratta. E quindi il parco ha, sebbene vicino alla città, ha delle caratteristiche naturali molto importanti. Il parco ovviamente lavora sotto diversi obiettivi strategici, che sono quelli indicati in questa slide. C'è tutto il discorso della tutela e gestione del territorio, della pianificazione, gestione e tutela della biodiversità, realizzazione di interventi di valorizzazione della biodiversità e di aumento del patrimonio, appunto, ecologico, una parte di governance connessa alla gestione, come dicevo, in convenzione con i comuni, l'assemblea dei sindaci e quant'altro. Una parte di promozione e fruizione, perché, come si diceva, il parco deve essere considerato un bene comune, diciamo così, e quindi deve esserci la consapevolezza dei cittadini che hanno che il parco è qualcosa di loro, qualcosa da tutelare, qualcosa da valorizzare e proteggere. E quindi c'è anche tutta la questione connessa alla promozione, la fruizione, e ovviamente anche sotto un punto di vista di promozione del territorio, ovviamente la promozione di tipo sostenibile, quindi lo sviluppo di attività sostenibili quali il cicloturismo, il turismo sostenibile, il camminare lento nel parco e quant'altro. E poi un aspetto importante che il parco ha avviato sin da subito: non aveva ancora messo un cartello nei vari sentieri del parco, ma aveva già realizzato il cosiddetto orto didattico, perché si voleva fare educazione ambientale
partendo dai bambini, ma ampliandola a tutti i vari target e tutta la popolazione stessa. Per fare questo, ovviamente ci sono, è necessario avere delle risorse finanziarie e avere degli strumenti. Per quanto riguarda gli strumenti, l'idea è stata quella di andare a partire a realizzare dei master plan, quindi dei piani generali per evitare di fare interventi, diciamo così, non inseriti all'interno di una pianificazione più ampia e che andasse a definire un fil rouge, una strategia complessiva di sviluppo del parco. Progetti che poi dopo si vanno a tramutare in programmi, piani e azioni successive. Per quanto riguarda le risorse finanziarie che consentono di lavorare al parco sono di vario genere, sono quelle del comune, quelle della regione connesse a progetti specifici perché non abbiamo trasferimenti di gestione, sebbene siamo un'area protetta regionale, la regione non trasferisce risorse per la gestione del parco stesso, quindi o partecipiamo a dei bandi, altrimenti questo non si hanno. Progetti europei invece sono la parte più importante, ne parleremo dopo. Abbiamo anche delle sponsorizzazioni, degli interventi da parte di privati, proventi vari dovuti all'educazione ambientale, all'organizzazione di iniziative di vario genere, alla vendita di gadget o quant'altro. Ovviamente i proventi tramite convenzione sono anche. Arrivano anche dai comuni del parco stesso, proporzionalmente agli abitanti, alle superfici e quant'altro. E, visto il titolo anche di questo webinar, una risorsa importante che ci consente di realizzare tante cose che stiamo facendo sono i cosiddetti sono i volontari. Volontari sotto diversi punti di vista. Ho già accennato al discorso del Servizio Civile Universale, che prima si chiamava Servizio Civile Nazionale, un progetto, siamo alla decima edizione di questo servizio. Quattro giovani ragazzi che per un anno dedicano il tempo al parco e sono una risorsa importantissima perché arrivano con delle idee nuove, con uno spirito e un entusiasmo pauroso e quindi questo spirito poi riescono anche a trasferirlo a noi stessi, quindi ci spingono a fare tante cose interessanti e importanti. Il volontariato dovuto ai volontari anziani una 25 volontari anziani che quotidianamente. Adesso col Covid abbiamo avuto un po' di problemi, però fin tanto che non c'era questa emergenza, quotidianamente erano presenti nel parco e in funzione delle loro attitudini facevano attività di vario genere, dal supporto alla segreteria, alle attività di manutenzione, ai sopralluoghi, a portare materiale informativo, a darci una mano negli eventi e quant'altro. E poi c'è tutta la parte di volontariato connesso alle associazioni ambientaliste, Legambiente in primis, tra l'altro ricordo che con Legambiente Regione Piemonte regionale abbiamo firmato una convenzione qualche mese fa, proprio Parco e Legambiente, per portare avanti progetti di vario genere, tra cui anche Vispo, di cui parlerà poi dopo Alessio. Ricordo le iniziative di Puliamo il Parco. Ricordo quindi con l'ambiente stesso, con che coinvolge le scuole, le varie iniziative e convegni che sono stati organizzati o altrimenti anche momenti, tra virgolette, di lotta ambientale, vedi ad esempio il discorso dei canali di Vignolo e dei canali storici di Vignolo che si è cercato, ahimè, alcune volte non con dei risultati importanti, però di tutelare. Sul discorso della pianificazione strategica, come dicevo, vado veloce perché devo andare veloce. Comunque, sono stati realizzati due master plan che erano dei piani che consentivano poi innanzitutto di studiare il territorio sotto diversi punti di vista e quindi avere un quadro perché prima per poter tutelare qualcosa bisogna conoscerlo. E questo master plan poi dopo aveva individuato una serie di progetti di vario genere, vedesi ad esempio, ne faccio un esempio, ma non era, ovviamente ce ne sono tanti altri, la realizzazione di un centro di educazione ambientale, dal master plan 1 c'era questo progetto, si sembrava nel momento in cui l'avevamo inserito dentro un'idea balzana che non si sarebbe mai realizzato, invece poi grazie a un progetto europeo abbiamo realizzato la casa del fiume e più tante altre cose. Master plan 1, quello che riguardava solo il territorio dei comuni di Cuneo, e poi il master plan cosiddetto 2, che andava a toccare i 10 comuni nel momento in cui ci si era ampliati. Un'importante risorsa sono i progetti europei, non solo dal punto di vista finanziario, quello ovvio, ma i progetti europei, e qua devo ringraziare
il parco Alpi Marittime, perché quando siamo nati il parco fluviale nella legge istitutiva doveva rappresentare e rappresenta la porta del parco delle Alpi Marittime. Col parco delle Alpi Marittime abbiamo avuto un ottimo rapporto, ci hanno presi, diciamo così, sotto la loro ala protettiva e ci hanno accompagnato sotto diversi punti di vista. Uno di questi è stata la possibilità di farci affacciare ai progetti europei. In questo momento, dal 2010 in poi, noi abbiamo come Parco Fluviale sviluppato 23 progetti europei, i primi insieme al Parco delle Alpi Marittime e il suo partner storico, il Parco del Mercantour, poi altri progetti anche con altri partenariati di vario genere per sviluppare diverse azioni. Gli ambiti di investimento di questi progetti sono quelli che vedete qua, quindi tutto l'aspetto di studi, ricerche, di miglioramento della biodiversità, di conoscenza della biodiversità, l'educazione ambientale, come dicevo, il discorso dell'accessibilità e potenziamento delle reti bicicloturalistici, la promozione turistica. Come dicevo, però, i progetti europei non hanno solamente un'importanza per le risorse che riescono a portare sul territorio, ma proprio perché dietro c'è un modo di lavorare, c'è una conoscenza e una crescita proprio umana, di rapporti con la rete dei partner. Se ci si deve confrontare, magari si va anche un po' più piano del solito, ma poi, come dice il detto, si va molto più lontano. Questi sono i progetti che abbiamo in corso sulla nuova programmazione. Sono 10 progetti, alcuni sono già terminati, altri, quelli arancioni, sono connessi al PITER Alpimed, che vede coinvolto 10 partner, tra cui il Parco Fluviale, la Nice Metropole, il Parco del Mercantour, il Parco delle Alpi Marianze, il GECT Marittimo Mercantour, la Regione Liguria e tanti altri soggetti, il Parco Ligure. E un progetto di cui voglio parlare, anzi vi faccio parlare tramite un video, così vi stufo un po' di meno, è un progetto che abbiamo terminato, che era sui cambiamenti, che è connesso ai cambiamenti climatici, un progetto che ha visto il Parco Fluviale Gesso Stura come capofila ed era incentrato alla conoscenza e sensibilizzazione sui cambiamenti climatici. È un progetto che ha portato dei risultati buoni e soprattutto ha creato una vera rete transfrontaliera. Questo progetto, tra l'altro, andrà avanti nell'ambito del cosiddetto PITER che dicevo prima, PITER Alpimed, con un progetto singolo che è sempre sui cambiamenti climatici, che vedrà la realizzazione di una strategia di adattamento dei cambiamenti climatici del Parco Fluviale Gesso Stura, che sarà una strategia condivisa e partecipata. Quindi sarà un patto, diciamo, volontario tra tutti i soggetti, quindi di sicuro penso che le associazioni ambientaliste faranno una parte importante, un progetto, appunto, un piano di valenza 2030, diciamo come orizzonte temporale, per andare a definire quali sono le azioni che ciascuno si impegnerà a realizzare al fine di adattarsi e mitigare i cambiamenti climatici. Sul progetto, per chi fosse interessato, ci sono tanti video, alcuni molto anche belli dal punto di vista proprio, diciamo, scenografico, con le riprese della montagna, perché c'è un'intervista, per esempio, agli attori della montagna, vedasi i gestori dei rifugi o la guida alpina o quant'altro, sugli effetti del cambiamento climatico. E quindi dico, sul sito www.climate.eu potete avere tutte le informazioni del caso. Vi faccio vedere un video veloce che racconta e sintetizza tutte le cose che sono state fatte nell'ambito di questo progetto climatico. Cosa sappiamo veramente del cambiamento climatico? Quanti tra noi sono consapevoli che le temperature sulle Alpi stiano crescendo di più rispetto alla media globale? E che negli ultimi 30 anni gli ambienti naturali sulle Alpi Marittime si siano spostati verso l'alto di oltre 200 metri? Da questi interrogativi è nato il progetto CLIMAT, Cambiamenti climatici nel territorio transfrontaliero. Sei partner di progetto: Parco Fluviale Gesso e Stura, Regione Piemonte, Parco Nazionale del Mercantour, Parco Nazionale degli Ecrans, Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime e Unione di Comuni Colline di Langhe e del Barolo. Hanno lavorato per studiare e analizzare aspetti peculiari che nell'area insieme tra Basso Piemonte e aree montane della regione PACA evidenziano gli effetti della variazione delle temperature,
per poi comunicare a un pubblico il più possibile vasto quale sia la portata del fenomeno e le conseguenze a cui stiamo andando incontro, nonché incentivare azioni di contrasto i cui protagonisti siano proprio i cittadini. 33 studi sulle specie indicatrici e gli ambiti indicatori dei cambiamenti climatici in area alpina, le api, il ragno Vesuvia jugorum, la lepre variabile, la pernice bianca, i pascoli e la vegetazione perifluviale, per citarne solo alcuni, insieme all'analisi di dati storici e indagini conoscitive tra la popolazione e gli operatori, hanno portato a definire gli impatti del fenomeno sugli ecosistemi locali e su alcuni settori socio-economici. L'idea che anche le piccole comunità sono in grado di influenzare i cambiamenti climatici e che l'adozione di comportamenti virtuosi a livello locale può portare ad un miglioramento globale del sistema ha guidato l'attività di comunicazione, sensibilizzazione e partecipazione attiva ai processi di mitigazione e adattamento. E le comunità locali hanno risposto con l'attivazione di 23 interessanti sperimentazioni in svariati ambiti: agricoltura sociale sostenibile, sacchetti per il pane con i messaggi di consapevolezza climatica, centri urbani tappezzati di manifesti sul tema, percorsi pedonali e ciclabili, interventi artistici in spazi pubblici, utilizzo dei muli per gli approvvigionamenti in alta quota. In collaborazione con scienziati, esperti e centri di ricerca sono state organizzate 20 giornate di formazione rivolte ai diversi settori professionali e oltre 100 attività di comunicazione e divulgazione per il grande pubblico, incontri, convegni, tour informativi transfrontalieri, rassegne cinematografiche. Con i Science Café e i Science and Book, la divulgazione scientifica è stata portata negli ambienti informali dei pub, delle botteghe o dei centri di aggregazione. Ad accompagnare le attività e attirare l'attenzione sul problema nelle fiere e manifestazioni, un grosso e morbido iglu gonfiabile bianco, il Palaclima. Al suo interno dépliant, pannelli e 4 video che raccontano le testimonianze e le esperienze di alcuni testimoni privilegiati del cambiamento in atto. Per i più giovani, bambini e ragazzi in età scolare, è stato attivato un programma con 120 appuntamenti tra laboratori didattici, incontri con esperti e Climate Change Camp, campi estivi. Il progetto ha promosso l'utilizzo di bici e auto elettriche e di attrezzature ad energia solare per ridurre l'impatto delle attività per il pubblico. 20 amministrazioni sono state coinvolte nel percorso di adesione o di avvicinamento al nuovo patto dei sindaci per il clima e l'energia, con l'impegno di ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030. Grazie alle competenze e agli strumenti acquisiti, le attività di sensibilizzazione sul problema dei cambiamenti climatici proseguiranno in futuro intorno a 6 percorsi didattici targati Climat, che a Cuneo, Entracque, Brianson, Saint-Étienne-de-Tinée, Novello e lungo il sentiero verso il rifugio Pagary in Valle Gesso continueranno a raccontare i cambiamenti climatici nel territorio transfrontaliero. Ecco, questa era quindi solo una sintesi del progetto. Come dicevo, chi fosse interessato può collegarsi al sito del progetto stesso. Qua una sintesi delle varie attività, diciamo dell'offerta per la fruizione del parco. Come sapete, ci sono diversi percorsi ciclabili che vanno a toccare i diversi comuni del parco stesso, diverse aree attrezzate, un'area camper, percorsi tematici anche di educazione ambientale, struttura per l'educazione ambientale, la casa del fiume la principale, l'orto didattico, noleggio e servizi ai cittadini e ai turisti. Sull'educazione ambientale questi sono alcuni dati. Ovviamente nel 2020 il Covid ha ridotto drasticamente il numero di partecipanti, che solitamente era superiore ai 10.000 ragazzi e bambini che inizialmente erano magari del territorio vicino Cuneo, negli ultimi anni arrivavano anche da fuori provincia, da scuole da fuori provincia, fuori regione. Nel 2020 ovviamente i numeri si sono ridotti, è partita però tutto un progetto di didattica a distanza. Il parco tra l'altro da alcuni anni è accreditato presso il Ministero dell'Università e della Ricerca dell'Istruzione per fare dei corsi di formazione con gli insegnanti. In questo momento abbiamo in corso due momenti di formazione, uno sullo sviluppo sostenibile, l'agenda 2030, e uno sull'outdoor, appunto sull'educational outdoor, che vede la partecipazione di 200 erotti insegnanti provenienti un po' da tutta Italia, perché ovviamente sono tramite il webinar.
Queste sono un po' tutte le strutture che utilizziamo per l'educazione ambientale, perché ovviamente oltre alla Casa del Fiume ci sono tutte le aree realizzate all'interno del parco, che possono essere i percorsi in un battito d'ali sulle farfalle, al percorso Parole di Legno, all'oasi naturalistica La Madonnina a Sant'Albano, un'oasi importante dal punto di vista ambientale, molto importante, ai laghi di Tettolupo e tante altre cose. Ecco, la cosa adesso, questa è un'immagine per dire che però la cosa più importante è lo spirito forse del parco, che deve essere più valorizzato e deve essere sempre più, bisogna sempre ricordarsi, è quello del fatto che il parco non deve chiudersi, non deve essere una cosa chiusa in se stessa, ma deve essere un qualcosa che è un'occasione di sviluppo, cioè un'opportunità di sviluppo per il territorio stesso. Quindi deve creare rete con il territorio, con le associazioni naturalistiche, con le associazioni ambientalistiche, con le scuole, con gli stakeholder, con il mondo produttivo, gli agricoltori e quant'altro. Ovviamente noi cerchiamo di fare il più possibile, siamo sempre disponibili a valutare proposte, idee e collaborazioni, poi è logico che un'offerta che può essere accettata o meno. Nuovi progetti in avvio, il parco appunto non si ferma. Abbiamo nuovi progetti in avvio, ve ne parlo velocemente. Questa è l'area che penso che conosciate, è l'area più antropizzata del parco stesso. Siamo dagli impianti delle piscine. Questo è l'ascensore, questa è la casa del fiume e l'apiario didattico. È stato realizzato nell'ambito del cosiddetto bando periferie una struttura che è dedicata alla mobilità ciclistica, ma verrà utilizzata anche come info point del parco fluviale Gesso Stura. Quindi è stata ridefinita totalmente quest'area. Non so se qualcuno di voi abbia avuto modo di vederla ultimamente. Questa qui sarà la porta del parco anche dal punto di vista informativo e quant'altro. Questa è l'attrezzata del camper, di A-Camper, che esiste già. Il percorso ciclistico protetto, che viene utilizzato da diverse società sportive, e in quest'area all'interno è stato realizzato il cosiddetto spazio multisensoriale Forma, di cui parlerò dopo, nell'ambito di un progetto europeo, e con lo scopo di fare scoprire in maniera multisensoriale la natura alle persone. Ecco, sullo spazio multisensoriale Forma è stato un progetto che è terminato a settembre dello scorso anno, un progetto che è europeo, che ha visto la partecipazione nostra come partner. Capofila del progetto era il parco della Mandria, e poi c'era un partner francese che è la Femme de Chausard. Questo spazio si è voluto andare a realizzare, uno spazio multisensoriale per la scoperta della natura sotto diversi punti di vista. C'è la possibilità di far effettuare la cosiddetto barfooting, quindi la camminata a piedi nudi. Il tutto è stato realizzato anche in collaborazione con l'azienda ospedaliera di Cuneo, soprattutto con il dottor Schiffer, il quale è stato entusiasta di questo progetto, perché secondo lui può avere dei risvolti anche dal punto di vista riabilitativo importante. Quindi questa struttura, quest'area sarà utilizzata sia per scopo, diciamo, più ludico e didattico, ma anche per scopo terapeutico, perché le cose e gli esercizi di camminata per migliorare la propriocezione, l'equilibrio e quant'altro sono stati realizzati tenendo conto delle indicazioni fornite appunto, in questo caso, da medici. Anche per questo vi faccio vedere un video. Questo spazio multisensoriale deve essere aperto a settembre, ovviamente il Covid ha bloccato tutto, speriamo di poterlo aprire quest'estate, e vi faccio vedere un video perché nell'ambito comunque del progetto è stata effettuata una serie di sperimentazioni con determinati target, che erano i bambini, le scuole, gli anziani, i disabili, sui vari percorsi che sono stati realizzati, uno al Parco della Mandria, come avente come tema il bosco, uno alla Farm de Chausard, avente come tema l'agricoltura, e uno a Cuneo, avente come tema l'acqua. Thank you.
questo vi aspettiamo ovviamente a forma appena riusciremo ad aprirlo. Questi invece sono i nuovi progetti in avvio. Uno è la realizzazione nell'orto, proprio per svilupparlo anche sotto un punto di vista dell'affrontare il discorso dell'agricoltura e dei cambiamenti climatici. È stato realizzato sempre il progetto Climat, la serra didattica, che adesso comincerà ad essere utilizzata. Nell'ambito della cosiddetta agenda urbana verrà ampliata la Casa del Fiume, perché la Casa del Fiume, che è stata inaugurata nel 2013, realizzata con un progetto all'interno del PIT Marittimi Mercantour del 2010, e la Casa del Fiume, per nostra fortuna, è diventata piccola, nel senso che abbiamo sostanzialmente, lasciamo perdere per il periodo Covid, più di 420 eventi organizzati nella Casa del Fiume durante l'anno, e quindi abbiamo deciso di ampliarla. L'InfoPoint invece, come dicevo, la struttura che verrà dedicata più all'informazione turistica e per un servizio ai fruitori del parco, quindi davanti alla Casa del Fiume, perché la Casa del Fiume è strutturata in modo tale che non è un centro di informazione, quindi era un po' defilata rispetto ai percorsi del parco stesso. All'interno della Casa del Fiume verrà poi installato tutto un percorso tematico sui cambiamenti climatici, che avrà come nome Change. Ecco, finisco per dire una cosa. Ovviamente l'ho accennato prima, questa è l'ultima slide, l'ho accennato prima dicendo che è ovvio che quando si parla sui giornali o per le notizie e quant'altro del parco fluviale si fa più riferimento a questi progetti di fruizione, agli eventi che si organizzano e quant'altro, ma come parco fluviale, come dicevo, l'aspetto principale è quello della tutela ambientale e del miglioramento del patrimonio della biodiversità. E quindi voglio portare alcuni esempi di progetti. Noi in questi anni abbiamo portato avanti con il PSR, ad esempio, diversi progetti di realizzazione di aree umide. È stato realizzato il piano naturalistico, è stato realizzato il piano della gestione della vegetazione ripariale del fiume stesso, dei corsi d'acqua. Riporto solo alcuni esempi. Questo è il Bosco della Crocetta, che era stato realizzato proprio all'inizio del parco con un progetto, mi sembra, ma questo era un finanziamento della regione. E la valorizzazione del bosco della Crocetta, la realizzazione di un'area umida connessa anche a tutti gli studi che hanno fatto sul Tritone, di cui vi parlerà di sicuro Dario. Questo, ad esempio, è il lago di Tettolupo, che l'ho messo perché questo lago è un lago che è connesso ad attività agriche di Rigue. Il progetto, quando era arrivato in comune al parco, era un progetto di un lago prettamente irriguo, quindi era un quadrato profondo, ma proprio veramente un quadrato profondo 12 metri, dove si diceva buttiamo l'acqua dentro, e grazie alla collaborazione anche con i proponenti, comunque il parco ha proposto di andare a realizzare invece qualcosa che si inserisse anche nell'ambiente in maniera diversa e avesse una valenza importante naturalistica. E quest'area, per chi la frequenta, qui c'è anche un punto di osservazione, il birdwatching, è diventata subito un'area utilizzata dalla fauna e dalle specie fluviali. Questo è il lago della Crocetta, che tra l'altro è uno stagno, scusate, della Crocetta, che tra l'altro sarà ampliata nell'ambito di un progetto finanziato dal PSR, che sta partendo in questi giorni. E questo è un esempio, magari qualcuno se lo ricorda ancora, era un vecchio silos presente a monte, scusate, del ponte Stovest, a tetto bruciato sul torrente Gesso. E questo era uno dei primi interventi che come parco ho voluto fare per eliminare alcune brutture, quindi l'ho voluto mettere come ricordo. Niente, io avrei finito, chiedo scusa se ho rubato troppo tempo, le informazioni potete avere qua, logicamente potete anche avere delle informazioni dal libro che è stato realizzato per i 10 anni del parco, perché 2007 e 10 anni sono già passati, che si può trovare alla Casa del Fiume o presso le librerie. E vi saluto con il motto di Wright, che secondo me è molto interessante. Grazie ancora. Ringrazio Ringrazio. Luca per la chiarezza e la precisione che
caratterizza sempre i suoi interventi. Non è la prima volta che lo sento parlare. Abbiamo assistito alle varie fasi di questo bellissimo progetto Orcotra. Sono, devo dire, non solo a titolo personale, ma proprio di associazione, molto orgoglioso del lavoro che è stato fatto. Penso che nessuno di noi, un po' anziani, poteva immaginare cosa sarebbe nato da una proposta popolare. Eccola là. C'è una domanda, come succede a scrittore in città, spero che la veda anche Luca, se no io la leggo. Sì, la vedo. C'è anche un altro comune, aggiungerei io, ma non complichiamo troppo la serata, Luca. Rispondi Sì, pure, Luca, ho visto la grazie. domanda. Ma allora, il rapporto con il Comune di Fossano è questo. Il parco, cioè il Comune di Fossano aveva deliberato, come gli altri comuni, Rittana, Savur e Trinità, aveva deliberato il Consiglio Comunale la richiesta alla Regione per istituire, per ampliare il parco fluviale anche sul proprio territorio, con alcune aree destinate ad aree contigue ed altre aree destinate allora a riserve naturali e adesso a parco naturale. La Regione aveva recepito queste richieste, ovviamente dopo le varie trafile burocratiche di una legge regionale, quindi c'erano state consultazioni e quant'altro. E quindi il parco fluviale e l'area contigua del parco fluviale riguardano anche il comune di Fossano. Poi, come detto, la legge dice che l'ente gestore del parco naturale è il comune di Cuneo, però il comune di Cuneo ha sempre deciso ha proposto di effettuare una gestione congiunta insieme agli altri comuni tramite una convenzione. Quindi è stato proposto ai vari comuni nuovi, quelli che erano entrati, gli altri nuovi avevano già firmato, cioè avevano già concordato la convenzione, c'era la possibilità di poter estendere questa convenzione ad altri comuni nel momento in cui il parco eventualmente si fosse ampliato, e quindi in questo momento i tre comuni, Trinità, Rittana e Sanmur, hanno aderito a questa convenzione, quindi con loro stiamo avviando dei progetti di sviluppo dell'area del parco fluviale. Il Comune di Fossano ha chiesto ancora tempo, vuole ancora analizzare tutto. Io sono appunto il direttore, quindi è un aspetto più politico. So che sono stati degli incontri a livello politico. Fossano sta valutando ancora alcuni aspetti. E quindi sostanzialmente il discorso è in questi termini: Fossano non è dentro la convenzione, non ha firmato, quindi non gestisce insieme a noi l'area contigua e il parco naturale, ma il comune di Fossano, cioè il territorio del comune di Fossano è dentro il parco fluviale, perché c'è una legge regionale che ha individuato il suo territorio. Ovviamente le leggi regionali, così come sono state fatte, cioè così come c'è stato inserito il parco, si può sempre Una legge regionale può essere sempre corretta e modificata, quindi ci sono tante porte che possono essere eventualmente aperte e o chiuse. Ringrazio Luca. Se non ci sono altre domande, io andrei avanti. Ribadisco, vorrei solo. Tu hai parlato, Luca, di volontari anziani, cioè più o meno come me. Ci saranno altri bandi? Che cosa possono fare i cittadini, oltre che comportarsi bene? Ma posso sottolineare io che ci passo parecchie ore nel parco. Una volta in alcuni posti sembrava una discarica prima del parco, adesso è difficile trovare un pezzo di carta per terra. Poi si può sempre fare meglio, si può evitare il passaggio di automezzi che non potrebbero andare, si può fare di più, tenere meglio i cani, ma sapete, noi siamo pignoli, quando le cose vanno bene non diciamo niente, quando le cose vanno male sgridiamo tutti, soprattutto noi ambientalisti. Però secondo te, Luca, è possibile allargare poi la cerchia di questi volontari, visto che il parco cresce, ci sarebbe forse bisogno addirittura di, non dico guardia parco, perché non è un parco come il parco delle Alpi Marittime, ma di persone che abbiano anche una specie di abilitazione a sgridare, tra virgolette, educare meglio ancora coloro che raramentano dei comportamenti non corretti. Scusami se sono molto diretto di nuovo come domanda, ma so che No, posso. ma anzi, sfrutto e ti ringrazio perché ho fatto una dimenticanza importante, cioè tra i vari volontari mi sono dimenticato di citarne almeno due, e poi chiedo scusa perché di sicuro qualcuno li dimenticherò, che sono
Uno, i volontari della protezione civile di Cuneo, perché loro hanno tra virgolette adottato alcune aree e effettuano appunto anche la pulizia, la raccolta dei rifiuti, per esempio anche a Puliamo il Parco sono sempre presenti. Altri volontari importanti sono il CAI di Fossano, che gestiscono tutte le sentiere, diciamo più nella bassa zona, quindi da Sant'Albano, Montanera e Fossano stesso. Mi piace ricordare ancora, mi dimenticavo, la collaborazione col Centro Mistral, che ha adottato un'area, quella sotto il Santuario degli Angeli, fanno dei piccoli lavoretti, ma per noi sono, dal punto di vista sociale, sono una cosa importante. Ma i volontari sì, allora non c'è un bando, c'è la possibilità eventualmente di chiedere. Allora, noi abbiamo un problema solamente di spazi, ancora più connessi al Covid, fanno sì che non possiamo avere tante persone presenti alla Casa del Fiume. È logico che poi dopo i volontari arrivano e poi partono, vanno nel parco e quant'altro, però nel momento in cui arrivano la Casa del Fiume è quella che è, e quindi dobbiamo cercare di limitare gli spazi. Adesso c'è l'ampliamento, quindi questo ci consentirà di poter ampliare la possibilità di ospitare nuovi volontari. E quindi se qualcuno è interessato può venire a chiedere alla Casa del Fiume o manda una mail. Appena, diciamo, l'emergenza cesse, torniamo sulla normalità, che sarà una normalità un po' diversa da prima, ma di sicuro sarà una normalità, di sicuro la presenza di volontari è fondamentale. Cioè, noi solitamente fanno mediamente 1500-1600 ore all'anno, cioè, i volontari anziani, più quelli del servizio civile, più tutti gli altri. Un bel numero di ore e di attività, di cose che non riusciremo a fare internamente. Grazie ancora, C'era anche il Luca. discorso delle guardie ecologiche volontarie, che si è un po' andato a perdere, gestito dalla provincia. Molto bene, ci sono state un po' di questioni anche connesse ai bilanci, nel momento in cui le province sono state, tra virgolette, tagliate. Grazie mille, grazie per la partecipazione, viva il parco. Grazie mille, Adesso Rocco, arrivo a parco davvero, grazie. non ci sono altre domande, io passerei la parola a Gianfranco Peano, che cosa dire? È il fondatore del nostro circolo assieme ad altri signori anziani come me. Eccolo qua, finalmente. Gianfranco è un ambientalista tutto tondo, lo conoscete quasi tutti, ci saranno anche delle persone che non lo conoscono. È facilissimo presentarlo perché ha una preparazione scientifica, secondo me, preziosa e rara. Ed è appassionato di tantissime tematiche ambientali, le ha sempre affrontate in modo molto rigoroso. Per mia fortuna è stato anche mia collega a scuola, quindi posso dire che è stato anche un grandissimo insegnante di chimica che tutti si ricordano. Io passerei subito la parola a Gianfranco per non perdere altro tempo. Grazie Gianfranco. Troppo buono Bruno, grazie. Non è il caso, insomma. Allora, io cerco di fare un po' la preistoria del parco fluviale, avendo seguito fin dagli inizi degli anni 70 un po' tutto l'ambiente cuneese, insomma, no? Con altri amici si fondò il primo centro WWF, quando già peraltro esistevano Italia Nostra e Pro Natura come associazioni. Legambiente sarebbe arrivata pochi anni dopo. L'ambiente fluviale mi ha sempre affascinato, come me altri amici, insomma, anche molto più esperti di me in tema ambientale, naturalistico. E con questi amici abbiamo cominciato a percorrere un po' quest'area, diciamo, del futuro parco fluviale, per apprezzarne meglio le caratteristiche ambientali, naturalistiche, ma anche purtroppo per valutare i pesantissimi impatti ambientali che in quegli anni stavano emergendo. Siamo poco dopo il boom economico, con tutte le conseguenze anche negative che ne conseguono, vale a dire aumento della massa dei rifiuti prodotti, aumento dell'inquinamento idrico, inquinamento atmosferico e altre cose. Cerco di elencare un po' di questi problemi, appunto, che abbiamo cercato di arginare fin da quegli anni, e
e che diciamo ci hanno fatto capire l'importanza di tutelare quell'area che appunto stava subendo dei pesanti condizionamenti in negativo. Allora, quali erano queste problematiche in dettaglio? Una prima problematica era l'escavazione selvaggia per asportare sabbia, ghiaia e quant'altro dall'alveo dei fiumi, in particolare il torrente Gesso. Ricordo delle escavazioni veramente selvagge con approfondimento dell'alveo per una larghezza enorme, per parecchi metri, addirittura andando a scalzare le fondamenta dei ponti, tant'è che a causa di questo ci fu anche il crollo del ponte ferroviario della linea Cuneo-Mondovì negli anni 90 a seguito di un'alluvione. E le escavazioni selvagge producevano anche altri danni, perché il lavorare con anche una certa quantità d'acqua creava intorbidamenti, quindi danni al litio fauna e conseguenze di altro genere. Parlavo di rifiuti. Il problema rifiuti era drammatico all'epoca, perché diciamo l'area, diciamo soprattutto a valle di Cuneo e non solo, ma l'area Stura anche fino a Borgo San Dalmazzo, era una discarica praticamente continua di rifiuti abbandonati, di discariche abusive, ma anche di discariche ufficiali. Il comune di Borgo aveva una discarica incontrollata proprio sugli argini dello Stura, il comune di Cuneo una discarica prima a località Madonna delle Grazie, sull'alveo praticamente. Ci furono proteste, io abitavo a Madonna delle Grazie in quell'epoca, c'erano anche diciamo combustione di rifiuti in questa discarica, c'erano quindi anche l'inquinamento atmosferico. Si protestò, a quel punto la discarica fu trasferita in località Sant'Anselmo più a valle, peraltro una bellissima località dove ancora c'è tuttora per fortuna un bosco planiziale di tutto rispetto, veramente interessantissimo. Quella discarica, come le altre di cui parlavo prima, era assolutamente incontrollata, non c'era impermeabilizzazione, i rifiuti finivano praticamente nelle falde, nelle risorgive e con tutti gli inquinamenti a valle. Aggiungo che in queste discariche venivano conferiti anche rifiuti tossici. Nei primi anni 70 producemmo una mostra sui danni ambientali, sull'inquinamento, sulla necessità della tutela ambientale, il centro WWF di Cuneo insieme a Italia Nostra, e documentammo con delle fotografie molto precise, con documentazione fotografica molto precisa, lo sversamento di rifiuti tossici in questa discarica da parte dello stabilimento Michelin, per esempio. Denunciammo la cosa anche alla magistratura, così come denunciammo, quanto dicevo prima, le escavazioni selvagge. Oltre ai rifiuti, un altro problema grosso, enorme, erano i disboscamenti selvaggi. Intere zone molto interessanti, molto ricche di essenze arboree, di ancora un bosco planiziale, vennero completamente disboscate senza nessun controllo, nessuna regola. Aggiungo anche in terreni demaniali, quindi non solo terreni privati, e queste aree disboscate vennero adibite a colture di pioppi, ad esempio, o a colture agricole, peraltro piuttosto misere, perché il terreno, diciamo, di quel tipo ghiaioso non ha una grande fertilità. Insomma, il risultato comunque fu la pesantissima distruzione di interi boschi molto interessanti. Un'altra piaga dell'epoca era la crescita degli orti abusivi, soprattutto lungo il torrente Gesso, in corrispondenza di Cuneo. Un sacco di gente andava lì, costruiva abusivamente, costruiva letteralmente, insomma, addirittura casette con tanto di
basamento in cemento e quant'altro, insomma anche questo era una piaga magari minore rispetto alle altre che ho citato prima, comunque era un problema anche questo. Tutta questa serie di problemi, ma anche l'inquinamento idrico stesso, causato da attività industriali a Monte di Cuneo, la vecchia cartiera Pirinoli ad esempio, lo stabilimento Siro, attualmente Sibelco, che produce silice, che riversava quantità notevole di silice nel torrente Valmenagna, quindi poi in gesso e stura. Più a valle poi c'erano i problemi dello scarico dello stabilimento Michelin, ma c'erano anche i problemi degli scarichi urbani. All'epoca non esisteva alcun depuratore e il torrente gesso era ridotto a una vera cloaca, come si suol dire, quindi con inquinamento pesantissimo. E per fortuna, diciamo, anche a seguito di proteste e non solo, vennero emanate le leggi a tutela dell'inquinamento, a tutela dei corpi idrici. La prima legge era del 76, si chiamava legge Merli, qualcuno della mia età più o meno insomma si ricorderà. Da lì in avanti iniziarono a essere tutelati meglio anche i corsi d'acqua, con la costruzione di depuratori, con il divieto di scarico diretto, appunto di scariche industriali e quant'altro. E quindi la situazione iniziò a migliorare negli anni 80, però i danni furono molto elevati in quel periodo, parlo degli anni 70, quando crebbe appunto questa coscienza ambientale. E allora l'idea con altri amici fu di dire basta, insomma quest'area va tutelata. Nacque l'idea appunto primigenia del parco fluviale. Una prima proposta venne inoltrata nel 1979 al comune di Cuneo a firma di una serie di associazioni, WWF, Italia Nostra, l'IPU, Pro Natura e Associazione Consumatori, che era un'associazione che si era creata a livello locale, che si occupava non solo di problemi legati all'alimentazione ma anche legati all'ambiente. Questa prima lettera appunto chiedeva una tutela dell'area, cosa che non venne accolta subito assolutamente, e quindi nell'83 circa si iniziò una raccolta firme, una petizione popolare per sostenere la creazione del parco fluviale. Nel frattempo, a livello di amministrazione comunale, comunque c'era qualche sensibilità, diciamo che era un po' dalla nostra parte. E cito l'assessorato alla cultura, grazie anche al sostegno, diciamo, di alcuni suoi, l'assessore alla cultura era sostenuto da alcuni collaboratori molto valenti, come il direttore, allora direttore della biblioteca, Mario Cordero, e insieme appunto alle associazioni, ad altri esperti, venne fuori l'idea di studiare meglio quell'area, e il risultato fu quello che già l'ingegner Gautero citava, una mostra molto interessante che ebbe anche un catalogo stampato che cerco di far vedere qui, tra gesso e stura, realtà, natura e storia di un ambiente fluviale. Questo fu un lavoro collettivo molto importante, contribuirono a questo studio oltre 40 persone, insomma, a livello di associazioni ambientaliste, ma anche studiosi di storia, di cultura in generale, geologi e quant'altro, naturalisti, che voglio ricordare qui, insomma, che purtroppo non sono più con noi, ma che hanno dato un contributo enorme, come Angelo Morisi. Questo fu uno studio molto molto approfondito dal punto di vista naturalistico, storico e culturale dell'area, e pose un po' le basi appunto per
per la necessità di tutelare l'area. Allora, dopo alcune ulteriori battaglie, insomma, e insistenze, il Comune di Cuneo nell'86 accettò una prima idea, diciamo, di parco fluviale, inserendo nel piano regolatore un'area tutelata, almeno sulla carta, chiamata Parco della Natura. Da lì poi a creare il parco, che come sappiamo è nato nel 2007, passò molta acqua sotto i ponti, no? Se vogliamo restare in tema di ambiente fluviale. E ci volle un'altra ulteriore petizione nell'87, nel frattempo erano nate anche i Verdi come partito, come lista, che era anche appoggiata in consiglio comunale, quindi sosteneva dall'interno questa sacrosanta battaglia. Si arrivò, diciamo, a definire un'area intercomunale protetta, perché la nostra richiesta non era legata solo al Comune di Cuneo, ma chiaramente l'ambiente non ha confini come quelli comunali, no? C'erano delle aree molto interessanti a valle e a monte del Comune di Cuneo, quindi si chiese, diciamo, ad altri comuni di entrare in questa zona di tutela. Nacque un consorzio intercomunale per il parco fluviale con i comuni di Vignolo, Cervasca, Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Centallo, Castelletto Stura. Purtroppo questo consorzio non approdò a nulla, anche per alcune ragioni che vorrei sottolineare di segno contrario. Purtroppo in quegli anni si iniziò a parlare di tracciato autostradale, che noi come associazioni contestammo, perché si riteneva meglio assolutamente un tracciato di tipo superstradale per collegare Cuneo ad Alba e Asti. Purtroppo passò l'opzione autostrada e, guarda caso, una tratta dell'autostrada doveva passare praticamente nella zona del futuro parco fluviale, e questa fu una delle ragioni che bloccò praticamente l'iter della costituzione del parco. Questo non dobbiamo nascondercelo, l'abbiamo sempre detto e ribadito. Un'altra, diciamo, altre opposizioni vennero dall'Unione Industriale, vennero da cacciatori, ovviamente, anche in parte da agricoltori. Il risultato fu che purtroppo si costruì un tratto di autostrada nella zona parco fluviale, degradando ulteriormente una zona ricca di risorgive a valle di Cuneo, e quindi ulteriori danni, insomma. E ci vollero altri anni per arrivare al dunque, e questo dunque arrivò nel 2007, appunto, grazie soprattutto anche e soprattutto ad Elio Allario, che purtroppo stasera non può partecipare, ma che fu l'artefice dall'interno del Comune di Cuneo, in quanto assessore all'ambiente, della creazione effettiva del parco fluviale. Come diceva già l'ingegner Gautero, furono sfruttati dei fondi legati al CRUST, questo progetto enorme, quindi vennero avviate delle azioni di tutela, e poi si arrivò alla legge regionale di istituzione del parco fluviale Gesso Stura, limitato appunto all'inizio ai comuni di parzialmente Cervasca, Vignolo, Borgo San Dalmazzo, Centallo e Castelletto Stura. E poi ci fu l'evoluzione che già l'ingegner Gautero ha raccontato. Voglio ancora sottolineare che qui c'è una lacuna notevole, ed è il comune di Goves, che non ha mai aderito, non è mai entrato a far parte del parco fluviale, e continua ad oggi inspiegabilmente a non aderire.
chiaramente non ne capiamo le ragioni pretestuose, insomma, questo va anche ribadito. Diciamo che l'area è assolutamente fondamentale per una tutela, come dicevo, no? Per ragioni, per l'esistenza ancora di boschi planiziali residui, per tutta una serie di ambienti che poi verranno illustrati meglio in una successiva conferenza tra una settimana da esperti, e quindi è un vero corridoio ecologico che per fortuna si va estendendo anche a valle di Cuneo e si è esteso a monte del comune di Borgo San Dalmazio, ed è fondamentale appunto come corridoio ecologico per collegare, diciamo, la zona montana alla zona di pianura. Sarebbe auspicabile proseguire ancora a valle del comune di Fossano per arrivare, direi, fino alla confluenza col Tanaro. Ecco, questo sarebbe l'ideale. Nel frattempo cerchiamo di tutelare, di migliorare, come già diceva il direttore del parco, gli ambienti naturali, oltre che permettere una fruizione molto l'area è molto apprezzata, come abbiamo visto in questi anni, dai cittadini di Cuneo e non solo, per la sua valenza ambientale e anche paesaggistica. Mi fermo qui, poi se ci sono domande eventualmente possiamo rispondere. Grazie. Grazie mille Gianfranco, soprattutto degli aspetti storici che alcuni me li ero pure persi. Il discorso è che c'è un'altra domanda, ma penso che se c'è ancora Luca potrebbe rispondere lui, se non c'è gliela giriamo e faremo rispondere la prossima volta. Sul lato Stura riva destra, alcuni sentieri e paesaggi, è una bella domanda, direi, forse dal vecchio scalo ferroviario verso la discarica. Qualcosa c'è, qualcosa non c'è, vero Luca? Bisogna dare la parola a Luca, in qualche modo. Alessio? Luca, non riusciamo ancora a sentirti. Sono solo io che non ti sento, ma... Mi sentite adesso? Adesso perfetto, grazie. Scusatemi. No, dicevo, se allora per quanto riguarda il lato, perché si parla di ospedale, quindi non vorrei che magari si faccia riferimento invece al lato sponda idrografica a sinistra. No. Da quel lato lì ci sono dei percorsi, quelli che costeggiano i canali di Vignolo e quelli storici di Vignolo e Cervasca. I sentieri sono, diciamo così, meno manutenuti per una scelta. La scelta è quella di far sì che quell'area sia, tra virgolette, più selvaggia, diciamo così. Perché ovviamente il parco non è un... l'alto gesso è un'area più antropizzata, che le piste possono essere utilizzate anche dai bambini più piccoli che magari hanno quella difficoltà ad andare in bicicletta o ci sono meno sconnesse. Lato invece Stura si è voluta lasciare l'ambiente più selvaggio, proprio perché lo è, proprio come sua conformazione, e anche perché poi alcuni fruitori ci hanno proprio chiesto di tenerlo più diciamo selvaggio, per poter utilizzarlo con il mountain bike in maniera un po' più hard, diciamo così, o quant'altro. Per il lato invece, il lato Cuneo, ci sono dei percorsi che costeggiano, che consentono di arrivare a Borgo San Dalmazio arrivando alla strada sostanzialmente della discarica, partendo dall'Ipercop per fare un esempio. Dal punto di vista paesaggistico, sì, diciamo che noi, che il parco è qualcosa di naturale, quindi tante volte magari uno vede l'erba alta e dice non è manutenuto o quant'altro. Noi proprio alla Casa del Fiume abbiamo fatto un esperimento, per chi entra alla Casa del Fiume magari l'ha notato, entrando abbiamo un prato tenuto, tagliato con il robottino tipo
il campo da golf, e un altro lato invece, il lato destro, dove l'erba cresce anche alta e quant'altro. E con i bambini gli si fa fare il gioco della ricerca della biodiversità e si vede che c'è più di biodiversità dove c'è l'erba alta, dove c'è la natura che ha, può seguire il suo corso piuttosto che il prato tagliato che sembra più ordinato. Quindi sostanzialmente il discorso è un po' questo. Io volevo solo sfruttare l'occasione perché ho fatto una dimenticanza grossissima, poi per fortuna Gianfranco l'ha detto, ovviamente appunto tutto il percorso del parco, l'assessore che c'era negli anni 2000 quando si è deciso di ripartire il suo progetto era Lario Lario, che senza di lui di sicuro sarebbe stato dura ottenere la realizzazione del parco e soprattutto l'approvazione da parte della regione, prima del consiglio e poi della regione, della legge regionale. Perfetto, grazie. Grazie Luca. Se possiamo ancora rivedere un attimo Gianfranco, avrei piacere di fargli una domanda velocissima. Ci Eccomi. siamo chiesti, quando avete raccolto le firme, ti ricordi più o meno quante erano? Circa 11.000, insomma, non una cifra piccola, insomma, questa è la dimostrazione di come era sentita la cosa e con i mezzi che avevamo all'epoca, insomma, non è che potessimo pubblicizzare come oggi più di tanto l'iniziativa, però i cuneesi apprezzarono parecchio l'idea, perché già storicamente il fiume era sempre stato frequentato. Purtroppo ci fu quel periodo molto negativo in cui, che ho ricordato, insomma, in cui queste aree divennero delle vere discariche, fiumi inquinati e quant'altro, insomma, per cui ci fu un certo distacco. Però diciamo, nell'animo dei cuneesi, questo, il fiume era sempre un'ottima cosa, no? Come sfogo rispetto alla città, per cui ci fu questo enorme successo nella raccolta firme che portò quindi piano piano, purtroppo con molto ritardo, alla realizzazione del parco. Grazie mille Gianfranco. Passerei la Ecco. parola ad Alessio Ferrari, che nel parco ha fatto il volontario, che è il nostro responsabile del progetto Vispo, che è l'animatore di tutto questo webinar. Adesso non si era ancora fatto vedere, io sono solo qui a fare un po' di scena. Ringrazio i due oratori precedenti. Vai Alessio e raccontaci tutto. Non mi ero ancora mostrato. Allora, io partirei direttamente con una presentazione per far vedere un po' di che cosa parla il progetto Vispo. Allora, Vispo Volunteering Initiative for a Sustainable Po. È uno dei tanti tipi di volontariato che va ad influenzare il nostro parco. È un progetto di Legambiente Piemonte Valle d'Aosta, in partnership con l'ARPA e l'European Research Institute, nell'ambito dei progetti LIFE di Natura 2000 e degli European Solidarity Corps. I volontari vanno dai 18 ai 30 anni di età, ci sono ormai anche di più di 230 volontari coinvolti in Piemonte Valle d'Aosta e 20 volontari in Ungheria, perché è un progetto transfrontaliero. Ci sono 40 SIC lungo il bacino imbrifero del Po e un SIC lungo un tratto del Danubio, che vengono influenzati dall'opera dei Vispini, come ci chiamiamo. Mi soffermerei un attimo sulla parola SIC, che non tutti conoscono, che vuol dire sito di importanza comunitaria, ovvero sono dei siti che a livello dell'intera Unione Europea vengono riconosciuti come importanti per l'ambiente e per la natura. E noi soltanto appunto nel bacino del Po ne abbiamo ben 40, che è un numero molto imponente, diciamo. Dovremmo essere contenti quindi di questo riconoscimento sul nostro territorio. Sono ben 168 le ore di attività svolte da ogni volontario, di cui 8 sono 8 ore di formazione generica e 4 sono ore di formazione tecnico-scientifica. Quindi c'è anche
un aspetto formativo. Vispo, da cosa è partito? È partito dall'osservazione delle problematiche. Quali erano i problemi dei nostri fiumi, del bacino idrografico del Po, quindi Po e affluenti? Era il degrado della qualità delle acque, il degrado fisico delle sponde, quindi cementificazione, disboscamento. Ne ha parlato bene Gianfranco, appunto, parlando del passato in cui andavano a scavare dentro i fiumi, li distruggevano gli alvei, li modificavano. Poi c'era un degrado faunistico, perché giustamente il degrado fisico delle sponde, il degrado della qualità delle acque portano poi a un impoverimento della biodiversità, quindi una perdita di specie. Poi un degrado dei fondali, il degrado dei fondali è anche importante perché giustamente lo scorrere del fiume dipende dallo stato del suo fondale, del suo alveo. E poi, non ultimo, un degrado paesaggistico. Noi oggi, vedendo il parco fluviale, abbiamo tutto un altro impatto visivo rispetto a quello che poteva esserci appunto 70 anni fa o 60 anni fa. L'idea è stata quella di creare quindi un rapporto, trovare il modo di creare un rapporto ecosistemico, sociale ed economico tra l'uomo e il fiume che non lo danneggiasse. Fare un'opera di valorizzazione, ripulitura e quindi volontariato, ma anche di formazione, sensibilizzazione dei cittadini. E questo passa attraverso anche, per esempio, l'uso dei fiumi, non tenerli lì in una bolla di cristallo, ma anche usarli sempre in modo però sostenibile, per esempio come risorsa turistica. Quali sono le azioni quindi che ha deciso di portare avanti Vispo? Sono quelle delle pulizie delle sponde dei fiumi, che è una delle azioni più visibili, più pubblicizzabili, diciamo, che fa Vispo, quello di andare e letteralmente pulire le sponde dei fiumi, e i boschi e i SIC. L'attività di monitoraggio ambientale, il cambiamento delle acque, per esempio, il monitoraggio quindi della salute, di quali specie ci sono, quali non ci sono, cosa di cui ha parlato anche Luca, che si fa normalmente nel parco, però in certe zone dei nostri fiumi e in certi SIC non viene magari fatta o ha bisogno magari di un aiuto, di manodopera anche soltanto. Quindi anche creare una rete di scambio di buone prassi è una delle sue azioni, un'attività di ambasciatoria presso le scuole e l'università, lo sport sostenibile appunto come uso del fiume sostenibile, uso turistico, ma anche appunto formazione ambientale dei volontari e comunicazione sociale, quindi con i social, con comunicati, eccetera, per diffondere, diciamo, questa consapevolezza di un fiume visto come una risorsa, non soltanto da sfruttare, ma da mantenere sana. Possiamo vedere alcuni esempi delle varie uscite che abbiamo fatto come Vispini e come Lega Ambiente per andare a fare pulizia nei parchi, nelle città, nei SIC e nelle ZPS. ZPS è un'altra parola importante, è zona protezione speciale. Insieme ai SIC, che sono appunto i siti di importanza comunitaria, sono queste zone molto importanti in cui viene riconosciuto che l'ambiente è molto, diciamo, particolare o c'è qualche specie importante e quindi vanno salvaguardati. Un altro esempio in cui invece sono stato coinvolto io personalmente di scambio di buone pratiche è quello che c'è stato a Mantova a settembre, dove ci siamo incontrati noi del progetto Life Esc Vispo con quelli del progetto Life Esc 360, in cui abbiamo scambiato appunto le buone pratiche, tecniche di monitoraggio e abbiamo fatto in contemporanea formazione ambientale. Un altro esempio qua sul nostro territorio invece, per esempio, è la formazione e il monitoraggio che è stato fatto sul SIC dell'Ostura di De Monte ad agosto. È stato un evento in cui, tramite un esperto di IPLA,
c'è stata fatta formazione su un'app per il monitoraggio. E poi è stato fatto attivamente del monitoraggio, di che cosa? Di una pianta che si chiama Miricaria germanica, che è appunto molto importante e molto, diciamo, tipica di alcuni ambienti, tra cui il SIC dello Studio di Monte. Questa pianta è abbastanza in declino e quindi è importante averla sul territorio, perché dimostra quanto sia ancora in buona salute il fiume Stura e quindi la valle. Detto tutte queste cose, ovviamente, ve l'ha già accennato Luca prima, è nata quindi una collaborazione ovvia qua sul territorio di Cuneo, che è quella col Parco Fluviale Gesso Stura. Gli obiettivi sono i medesimi e quindi perché non collaborare? Quindi tramite il Legambiente regionale, Piemonte Valle d'Aosta, si è fatto un accordo quadro in cui si dice sostanzialmente che Vispo e Legambiente collaboreranno con il Parco Fluviale Gesso Stura a migliorare ancora di più l'ambiente del nostro parco, con eventi, con formazione e con anche pulizie, perché no, il volontariato in alto senso. Detto questo, in futuro il prossimo appuntamento qua nella nostra provincia sarebbe stato quello di un bird watching guidato all'Oasi della Madonnina, che è sia un SIC, SIC delle zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura, sia parte del parco. Quindi è perfetto per l'opera che fa Vispo e Legambiente in questo senso. Vi avrei invitato a partecipare, purtroppo siamo in zona rossa e non sappiamo quando verremo liberati e potrà di nuovo essere possibile organizzare questi eventi, ma appena potremo lo faremo sicuramente. Detto questo, vi invito a diventare volontario se siete sotto i 30 anni. Diventando volontari Vispi vi viene fatta anche la tessera Legambiente e sono, seguiteci sui social, quindi. Ok, io ho finito, non ho altro da dire. Grazie mille, Alessio. Volevo solo sapere una cosa, oltre all'intervento che dovevamo fare all'Oasi della Madonnina, per invitare dei ragazzi e ragazze tra 18 e 30 anni non c'è bisogno di, se si può anche fare qualche attività ancora in provincia di Cuneo. Quali potrebbero essere gli altri? Io non me li ricordo, questi giovani, che avremmo fatto comunque, Covid permettendo, e questi forse riusciremo a farli perché sono più lontani nel tempo. Questo bird watching volevamo farlo ad aprile, in realtà gli altri, vado a vedere direttamente il calendario perché ce l'ho, volevamo fare una pulizia a Borgo San Dalmazzo, nel piazzale degli Italcementi, che risulta essere abbastanza sporco, e quindi volevamo fare questa attività tipica sia di Legambiente appunto e anche di noi vispini, che è quella di manuale proprio di pulizia, che tante volte viene trascurata e quindi bisogna fare degli eventi proprio per pulire certe zone. Poi volevamo fare anche una piantumazione di alberi nel nuovo bioparco che è in corso di costruzione a Caraglio, un bellissimo progetto in cui si creerà un biolago con la depurazione naturale e in cui volevamo aiutare appunto a piantumare gli alberi. Poi avevamo idea di fare sempre in un altro SIC, questo non all'interno del parco, ma che sarebbe l'oasi di Cravamorozzo, una pulizia delle piante aliene, perché anche questo rientra nelle opere, nelle azioni di Vispo, ovvero quella di andare a rimuovere le specie aliene, che sono specie esotiche che arrivano da altri continenti e molto spesso sono dannose per i nostri ecosistemi. Bene, non vedo altre domande, quindi se tu ci dici
siamo stati nei tempi addirittura, siamo stati proprio bravi. Siamo, no? siamo stati bravi. Bella domanda quella della salute della fauna ittica nel parco da parte di Albino. Quella faccio rispondere a te magari. Sì, in questo periodo Legambiente assieme a altri pescatori ha cominciato a occuparsi dopo l'evento alluvionale tragico, per quello che riguarda la Valle Roia, ma anche per quello che riguarda Verme, Ragno e Gesso, di che cosa succedeva forse agli animali per i quali ci battiamo di meno, no? Cioè l'ittiofauna. L'evento alluvionale e altri eventi hanno aumentato la quantità di sedimenti, avete visto tutti gesso pieno di sabbia, questo sembra che comporti dei danni. Qual è lo stato di salute? Non è buono, anzi le associazioni ambientaliste hanno chiesto al settore di competenza della provincia se è possibile sospendere per un po' di tempo la pesca. È un'anticipazione, vedremo le risposte. Per permettere almeno nell'asta fluviale di gesso, per almeno una sua parte, ai pesci di avere un ambiente migliore, perché in questo momento questo limo, questo fango, questa sabbia impedisce la crescita, lo sviluppo, scusatemi, dei macroinvertebrati, di quelli che noi anziani chiamavamo anche ad esempio buietto e portafas, che sono il cibo delle specie autoctone, crea dei grossi problemi all'ittiofauna. Mi rendo conto che è un problema delicato, un problema che Legambiente raramente affronta, però abbiamo ittiologi e pescatori no kill molto preparati che ci possono aiutare. È un'anticipazione, speriamo di riuscire a portare a fine anche quest'altro sistema, perché è vero che l'ha detto pure Luca, vorremmo avere tanta acqua nei fiumi anche d'estate, e alcune centraline e alcuni canali irrigui non ce lo permettono. Mi rendo conto che d'estate l'agricoltura ha bisogno di acqua, ma in altre stagioni non ne avrebbe bisogno. Ci sono vari problemi legati ai fiumi, sovente le nostre associazioni, non solo Legambiente ma anche Pro Natura, la Lipu, Cuneo Birdwatching, si sono fatte avanti per dimostrare quanto questi ecosistemi sono delicati e vanno trattati con molta cura. Però devo concludere, se me lo permettete, con un grande ottimismo, perché dobbiamo proprio essere orgogliosi. Guardate che non ci sono tante realtà, anche in Europa, che si permettono di, dal basso, di aver costruito una realtà così produttiva, perché finché ho insegnato, finché c'è stato permesso dalla mancanza di epidemie, portare 300-400 ragazzi a pulire il fiume con Puliamo il Parco, da una parte, dall'altra, parlare loro raccontando di che negli anni precedenti trovavamo di tutto nelle rive, assieme agli amici della Protezione Civile, assieme al Corpo Forestale, che allora si chiamava ancora così, adesso si chiamano Carabinieri Forestali, i volontari del parco. Per questi ragazzi è stato fondamentale, come è stato fondamentale piantare alberi per ricordare persone care, vederseli rubare il giorno dopo, è successo anche quello perché erano molto belli, e allora andarli a piantare in altri posti, un po' più nascosti, e vederli crescere, perché poi di questi alberi si occupavano anche i volontari del parco. Perché è vero che è inutile piantare una pianta e poi non seguire. Io veramente, sarà che sono un cuneese d'adozione, ma ritengo che il nostro parco fluviale, non solo per la nostra città, ma per tutta questa serie di comuni, è un valore aggiunto considerevole, lo sarà sempre di più negli anni. Quando eravamo piccoli, come ricordava bene Gianfranco, tutti andavamo a giocare al fiume, ma il fiume non era un posto sicuro, perché era stato maltrattato. Adesso il fiume è un posto sicuro, dove si può andare a correre, dove si può andare in bicicletta, dove si può andare con la famiglia, e dove ci si può veramente divertire, protetto, pulito e piacevole. Io ringrazio tutti, se non ci sono altre domande chiuderei qua. Un nostro amico Matteo, caro Matteo, venerdì prossimo parleremo proprio di tutte le specie di animali molto particolari che troviamo nel parco. Se hai tempo, venerdì santo, pensate, di collegarti bene, se no c'è anche su YouTube, la registrazione rimane per sempre, quindi ti invitiamo a partecipare. Io non sono un esperto di animali, pensate, sono un chimico, quindi faccio già fatica a distinguere un tipo di farfalla dalle altre, non parliamo di piante. Però c'è una grande biodiversità. E può rispondere Alessio,
risposta. E posso aggiungere io che una delle opere di Vispo è proprio quella di fare monitoraggio, e per quello andremo a fare birdwatching appena possibile in una delle oasi della Madonnina. E ovviamente rimando alla prossima puntata, che sarà il 2 aprile, in cui parleranno importanti naturalisti e profondi conoscitori della natura della provincia. Grazie a tutti.